Un'anteprima mondiale di assoluto prestigio per la casa automobilistica di macchia di Isernia. È stato infatti il principe Alberto II di Monaco a tenere a battesimo la versione speciale della DR Evo 5 Monte Carlo e della nuova DR 4 durante il Salone Internazionale dell'Automobile, di scena nel Principato, in uno scenario davvero unico. A ridosso del porto, il principe Alberto e decine di migliaia di curiosi appassionati di motori hanno potuto apprezzare i nuovi modelli provenienti dalla nostra regione. Della DR 4 il pubblico ha apprezzato le sue dimensioni generose, soprattutto in fatto di abilità interna, e la sua ricca dotazione di serie, mentre la DR Evo 5, proprio per via dei suoi colori, che richiamano quelli del Principato, ha fatto innamorare soprattutto i cittadini monegaschi. La presenza al Salone dell'Auto di Monaco non è stata casuale. Incentrato su innovazione ed ecologia, è stato promosso dalla Fondazione Principe Alberto II, da anni impegnata proprio nella salvaguardia ambientale. Ha scelto DR perché già da 10 anni ha puntato sulle ecologiche alimentazioni B-Fuel, GPL e metano. Certo è che la vetrina monegasca per l'azienda di macchia di Isernia ha rappresentato un importante ritorno sulla scena internazionale, in ottica di un atterraggio sui mercati francesi, tedesco e spagnolo. Nel frattempo si lavora per il rilancio e il consolidamento del marchio sul mercato italiano. Questo salone rappresenta un importante momento di rilancio del nostro marchio anche a livello internazionale. Siamo molto soddisfatti della presenza qui. Abbiamo riscontrato un grande apprezzamento per le nostre vetture da parte della stampa, degli operatori del settore, ma soprattutto da parte del pubblico di profilo certamente internazionale. In questo momento siamo concentrati nella industrializzazione dei nuovi modelli e dalla seconda parte dell'anno potremo sicuramente raccogliere i frutti dell'intenso lavoro in cui è stata concentrata la nostra azienda nel corso degli ultimi anni.